Ecco qua, in famiglia Vernini. Stiamo preparando la carbonara. Oggi è il giorno della carbonara, quindi Carbonara Day. Vedete Ancora? mia figlia che sta mettendo il guanciale a fare rosolare. Basta così. Adesso lo facciamo rosolare piano piano. E aspettiamo che fa un po' di sugna. La sugna sarebbe il grasso che la pancetta o il guanciale, anzi il guanciale, la pancetta non ci va, rilascia. E aspettiamo. Poi abbiamo preparato le uova, quindi su mezzo chilo di pasta facciamo 5 tordi, 4 tordi e un uovo normale e ci mettiamo dentro 3 quarti di pecorino e un quarto di parmigiano e pepe e con una frusta lo giriamo. Mia figlia non è tanto pratica nei fornelli, si vede già come gira Mi il spadello un po', guanciale, eh. il guanciale non si spadella, no, non la inquadro perché se no vi mettete paura. Allora, stiamo rosolando, lì l'acqua sta bollendo e dobbiamo aspettare 5 minuti che il guanciale, anche se non è un guanciale di quello casareccio, è quello in busta, ma fa bene lo stesso, questi tempi, basta e avanza. Allora, abbiamo rosolato bene il guanciale, anche se fa un po' schifo come guanciale, ma è quello che ho trovato, e abbiamo levato la sugna, che sarebbe questa qui. Man mano che si cuoce il guanciale, piano piano con un cucchiaio si leva tutto l'olio e si mette qua dentro. Adesso non ci rimane altro che sbattere le uova, un po' le uova che abbiamo messo qui dentro. Quindi prendi una forchetta. Oggi ho la mia assistente che e comincia, brava. So come si fa. Abbiamo messo pecorino, parmigiano e pepe. Adesso andiamo a buttare la pasta. Allora, siamo giunti, l'acqua bolle, mettiamo i rigatoni, che si cuociono 10 minuti, in 10 minuti, quindi noi la leviamo a 8 minuti, e la facciamo risottare nel tegame. Allora, la pasta è cotta, la leviamo 3-4 minuti prima. Adesso mettiamo la sugna nel tegame, ci mettiamo la pasta dentro, non la scolare, l'acqua così. Ok, adesso prendi un mestolo, mettici dentro un paio di metri di acqua, basta, alza il gas e fai risottare la pasta.
prendiamo questa, la fai risottare. Un paio di minuti finché non fa la cremina. La cremina la vedi così, va. Quando quest'acqua di cottura si addensa, e mia figlia ride perché ma lei, non è, che ci lei è abituata a buttare la pasta, vi mette l'uovo dentro, fa la stracciatella e mangia. Va bene. Io le avrei messo una padella lì perché così ti facevo spadellare. E tutta la pasta la buttavamo in cucina. Vada, prendi un attimo la quella schiumarola là dentro. Che? Quella. Ancora deve cuocere un po'. Intanto ci portiamo dentro la metà della pancetta del guanciale che avevamo. No, no, mettilo dentro, mettilo l'altra metà, poi lo mettiamo così. Vediamo se ha fatto, comincia a fare la cremina, mettici un altro mezzo mezzolo di acqua, e adesso l'operazione è quella diciamo facile ma un po' più difficile. Spingiamo il gas, gira, aspettiamo un minuto che questa è mia figlia McDonald's, giusto lì per andare. Faccio io, ma non butta fuori la pasta, con questa, fai te, allora. Fai con qui, fai con quello che ti pare. La quarantena anche questa, purtroppo fa. Mamma. Ha fatto la adesso crema. La leviamo, ha fatto la cremina, abbiamo spento il gas, aspettiamo ancora un minuto. Adesso prendi, te lo faccio fare a te, ma vabbè, vediamo come viene. Te la senti? Sì, sì. Eh? Dai. Sì, vabbè. Adesso lo devi mettere dentro e girare in fretta. Metti, ma aspetta, fammi pensare, con che giro? Con che giri? Con la cucchiarella, con che vuoi girare? Senza mandarlo fuori. Dai, te lo tengo io. Dai. E comincia a girare. Che se sbagliamo questo passaggio, la carbonara, addio carbonara lei. Tanto fremevi, la levamela. Brava, ci sei riuscita, l'ha fatta bene. E ora? E ora basta impiattarla. Un altro po'. Guarda, mettici un po' di rigatoni qua dentro.
Adesso l'ultimo passaggio, prendi il pecorino lì, questo è il pecorino e il pepe, mettilo dentro, gira. L'avevo fatto. Chi l'ha fatta questa, io o te? Io. Ah ecco, l'ha fatta lei, eh. Ma comunque è stata brava. E adesso la impiattiamo. Ecco qua. Carbonara Day, famiglia Vernini, chef Massimo, aiuto chef Chiara. Certo. Ciao.